fatto? Non sei venuto? No, Matteo, non mi ricordavo nulla. Non volevo che Monte mi bocciasse un'altra volta. Però magari sarebbe andato bene. Quando mi ami qualcosa va bene. Piero, non puoi lasciarti abbattere dall'università, dai. Sei una tra le persone più in gamba che conosco. Allora conosci poche persone. Pie, come stai? Sono solo stanco. Vuoi che ci vediamo oggi? No. Preferisco stare un po' da solo. Va bene. Però domani ci prendiamo un caffè, eh? Non voglio scuse. Ok. A domani, bro. A domani. Qui, allora, com'è andata? Ciao anche a te. Comunque bene, dai. Mi ha messo 23. Non me l'aspettavo. Ottimo! Ma quindi ti laurei? Sì. Per questa sessione dovrei farcela. Dai, sono proprio contenta. Appena arriva tuo padre, glielo diciamo subito, perché anche lui sarà felicissimo. Finalmente ci prendiamo questo pezzo di carta. Ciao. Finalmente. Sembrava un'eternità. Uè, ma non sei contento? Sì. È ovvio, tantissimo. Ma sai perché? Perché tu appena ti laurei devi fare subito tutti i concorsi. Tu ti devi prendere il posto statale. Mamma, già stai a pensare dopo. Dammi tregua, poi si vede. Ma come poi si vede? Quello è il posto statale importantissimo. Dai, appena vinci il concorso sei sistemato a vita. Ma adesso non ho voglia di parlare di questo. Va bene. A proposito, ma lo sai che ho incontrato oggi? Patrizia, la mamma di Martina, quella tua compagna di liceo. Ma lo sapevi che già è diventata ingegnere? E tra parentesi mi ha detto che lavora in un'azienda... Vabbè, adesso non ricordo il nome, ma comunque fa qualcosa per lo spazio. Comunque è un'azienda europea. No, non lo sapevo. Ma quella era bravissima, era la prima della classe. Appena la guardavi, subito ti rendevi conto che sarebbe diventata qualcuno. Ma poi vedessi Patrizia quanto è orgogliosa di lei. Peccato non avere una figlia come Martina, vero? Ma che dici? Fai sempre questi fastidiosi paragoni. Perché non lo dici una volta per tutte che vorresti una figlia come Martina invece che me? Cosa c'entra ora questo, scusa? Sono così tanto una delusione per te. Smettila, Piero. È stata davvero una brutta giornata per me oggi al lavoro. E perché pensi che per me le giornate siano sempre rose e fiori? Piero, ma tu che fai? Tu vai solo a scuola. È quello che pensi? Che quello che faccio non conta niente? Piero, tu studi poco e male. Qua lavoriamo io e tuo padre. Ti paghiamo vitto, alloggio, università, ti paghiamo tutto. E ricorda che in questa casa lavoriamo solo io e tuo padre. Mi piacerebbe risponderti, ma non ne ho voglia. Quasi quasi vado dalla madre di Martina. Magari lei dà valore a quello che fa la figlia. Thank you.
Piace anche a me venire qui, isolarmi dal mondo. Oh. Ciao, sono Jérôme. Pensavo di essere solo. Beh, evidentemente non lo sei. Ti va di dirmi perché lo fai? Jérôme, giusto? Ti potrei chiedere di andare via. Preferirei stare un po' da solo. Ho capito. Mi dici perché lo fai? Cosa? Beh, sai, ragazzo solo, di sera, visibilmente turbato, su un'università chiusa. Non hai idea di quanto spesso capita questa cosa. Un giorno sono stato proprio come te, ero lì, su quel cornicione. Anche io volevo farla finita. E ogni tanto torno qui per ricordare. Senti, se sei venuto qui per farmi la solita morale qualunquista, va via. Ti prego. No, no, in realtà volevo solo un po' di compagnia. Ti va di sederti qui a fianco a me? Giusto 5 minuti, poi ti giuro che me ne vado e ti lascerò stare qualunque sia la tua scelta. Ti va di dirmi perché lo fai? Perché ho fallito. Ho fallito in tutto. In vita mia non ho fatto altro che deludere tutte le persone a cui tenevo. E cosa ben peggiore, ho deluso me stesso. Ora penso di essere arrivato veramente al colmo. Se non riesco nemmeno a prendermi una laurea del cazzo, che cosa ne sarà di me? Che vita mi aspetta? Senti, forse te l'avranno già detto in tanti, o forse... Com'è che ti chiami? Hai la faccia da Marco. Secondo me ti chiami Marco? Piero, mi chiamo Piero. Non ti si addice. Comunque, non passare un esame non è la fine del mondo. Certo, ci sarà dello scoraggiamento perché questo sistema non è che ti aiuti e credimi, ne so qualcosa, ma non succede niente. Anche abbandonare l'università non è un problema né tantomeno un fallimento. Già sentito. Cambiare idea, cambiare strada è lecito, anzi è segno di intelligenza e tu il tempo ce l'hai. La laurea è solo un pezzo di carta, importante, ma pur sempre un pezzo di carta. E tu non sei un pezzo di carta. Non sei il tuo voto, la tua università, la tua famiglia, il tuo lavoro. Tu sei Piero. Finito? Senti, ma almeno a te piace quello che studi? No, in realtà no. Io avrei preferito fare altro, ma non ne ho avuto l'opportunità. Volevo fare l'attore. Sì, ma oramai ho appeso tutto. Ho paura, Jérôme. Ho paura di svegliarmi un giorno a 60 anni e capire di non aver concluso nulla, di aver sprecato il mio tempo. Preferisco morire prima. Morire giovane e non avere rimorsi o rimpianti. Tutti abbiamo i nostri demoni interiori e il valore di una persona si misura in come li si riesce a domare. Facile a dirsi. Sai cosa significa la notte bagnare il cuscino con tutte le lacrime che hai in corpo? E alzarsi la mattina con quell'angoscia che ti opprime e vivere ogni giorno con l'amarezza. Sai cosa significa odiare tutti perché riescono in tutto quello in cui tu fallisci e odiare se stessi perché non si è mai abbastanza? Quest'odio ti uccide, cazzo. Ti lascerà dentro. E anche se provo ad affrontare questo problema con tutto me stesso, se provo a vivere la vita un giorno alla volta e tutte quelle cose da frasi motivazionali del cazzo, non ci riesco. Mi sento schiacciato da questa enorme montagna. Mi sento soffocare. Sto male, Jérôme. E sembra che a nessuno importi. Io non ho più voglia di fingere che vada tutto bene. Ma
più stai male, più le persone si allontanano da te. Nessuno mi vede. Che cos'ho che non va? Non è niente che non va. Solo smettila di cercare la vita perfetta, perché anche se fanno di tutto per farti credere che esista, in realtà non è così. Dai equilibrio alla tua vita. Ok. Ora devo andare. E dovresti anche tu. Mi ricordo che un monaco tibetano, un giorno in punto di morte, mi disse che questo è il momento di prendere in mano il timone della tua nave e tracciare la rotta e seguirla anche in caso di burrasca. E quando arriverà il momento di mettere alla prova la qualità delle tue vele e dimostrare di che pasta sei fatto, beh, quel giorno spero di essere lì a godermi lo splendore che emanerai quel giorno. Questa frase è del pianeta del tesoro. Sì, potrebbe essere, ma comunque è molto saggia. Jerome, non ti ho chiesto però una cosa importante. Tu come l'hai superato? Io non l'ho fatto. Io, quel giorno, ho fatto la scelta sbagliata.